Da Piazza San Francesco ci siamo spostati in Piazza Grande, il Palazzo di Fraternita, ospiti del primo rettore Pierluigi Rossi, quindi grazie di questa eh, ospitalità, in questi luoghi che insomma portano con sé tantissima storia. Eh, però è un palazzo che da poco è stato anche proprio aperto alla città, ai turisti, anche durante insomma, la nostra registrazione abbiamo visto un bel via vai di gente che viene ad ammirare queste sale e queste, queste opere. Quindi, insomma, eh, nel suo magistrato vorrà come dire, che questa apertura sia sempre più forte verso la città e verso comunque il turismo? Questa è stata la nostra prima decisione, come magistrato. Qui siamo nella sala del magistrato, dove ci riuniamo per prendere le nostre decisioni, il magistrato e il consiglio di amministrazione. La prima azione è stata quella di spalancare i portoni. E fare entrare tutta la gente che vuole, sia retini sia turisti, all'interno di questo palazzo, perché è un patrimonio di tutti. Sono entrati qui in un anno eh, 30.000 persone, quindi abbiamo avuto un risultato davvero splendido. Ecco, ci siamo un po' documentati e, e insomma, tra l'altro, entrando in questo palazzo alcuni turisti ci chiedevano di chi è. E, insomma, la Fraternita nasce a metà del 1200, se non sbaglio, e questa la facciata, soltanto la facciata è stata rivisitata da Giorgio Vasari. E, e, insomma, in questo, Davide, ecco, sta assolutamente grande gran parte insomma, della storia dei Grandi. Tra l'altro, Vasari l'abbiamo qui alla nostra, alla nostra sinistra. Ma sì, poi eh, io qui c'ero venuto. Per la professione, quindi da avvocato mi ricordo proprio in questa sala, se non sbaglio, c'era l'esecuzione immobiliari ecco, poco una poetica confusione, come insomma. Quindi averlo fatto rinascere, riportato a questo splendore, credo che sia un, un regalo per la nostra città per in tutto. e per tutti. Ecco, quel, ora, a parte anche... Emozionante essere qui con, con lei, perché credo che sia una delle per la cultura retina uno dei maggiori eh, esperti, oltre che si è sempre impegnato molto per divulgare la, la nostra storia, la nostra, la nostra cultura. Quindi credo che insomma, quello che anche qui si sta vedendo, il suo tocco si vede. Insomma. Ecco, e mh, la ecco, questo palazzo magari partirei anche da qui. Nasce proprio mh, per, la, per la fraternita, come sede della fraternita, o, o aveva altre funzioni? O precedentemente si sa cosa c'era qui, oppure ha una storia che inizia con la fraternita? La fraternita dei laici nasce nel 1263. L'abbiamo esposto anche. Il, diciamo lo statuto fondante voluto dal vescovo Guglielmo degli Ubertini questo palazzo nasce nella piazza principale della nostra città ma non è un caso è stata una scelta deliberata questa piazza era la piazza dove veniva radunato il popolo, perché su nella piaggia di San Martino ci stava il Palazzo del Comune. Quando Arezzo era un libero Stato e aveva tutta la potestà di autonomia, era una Repubblica, quindi uno Stato autonomo regionale. E nella parte di qua c'era il Palazzo del Popolo, quei ruderi che vediamo ancora in cima al Corso Italia. Quindi due grandi palazzi. La, la, la piazza era davanti a questi due grandi palazzi. Il palazzo di Fraternita non esisteva nel 200. Nella prima parte del 300, il, i miei predecessori vollero creare eh, questa sede e scelsero la sede della piazza principale accanto alla pieve che è la chiesa battesimale. Siamo nei primi anni del 300 e volero questo palazzo qua, cioè nella, nella piazza dove il popolo si riuniva ma dove il popolo soprattutto agiva eh, come comunità fraterna, dove c'era la fraternità. La fraternità era l'aiuto reciproco l'uno con l'altro per vivere meglio e superare le difficoltà del tempo. Ma nasce come una struttura quindi destinata a un uso pubblico oppure la struttura da un punto di vista architettonico era simile? Agli edifici ad uso privato perché sembra quasi un palazzo signorile come. È un palazzo di rappresentanza. Il palazzo ha, 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 ha diversi nuclei. C'è il nucleo trecentesco che è l'ingresso. L'ingresso è con le colonne che si avvitano così: è trecentesco. Poi la parte di sopra, nella, nella fascia dove c'è l'immagine della Madonna della Misericordia, quella è la prima opera rinascimentale della città di Arezzo. Siamo nel 1425. Bernardino Camperale, detto Rossellino, viene chiamato dai... Al magistrato, dal rettore del tempo a rappresentare la Madonna della Misericordia perché noi siamo la fraternita della Misericordia e quindi il mantello che protegge gli aretini è proprio fatto ed eseguito da eh, Bernardo Rostellino. Poi eh, fu, il palazzo si continuò, continuò e venne fatto la parte eh, del Cinquecento fino ad arrivare alla vela dove c'è l'orologio che siamo nel 1552. Contemporaneamente, il Vasari, essendo stato aiutato da, dalla fraterna nei suoi studi e sostenuto perché lui aveva, il babbo, aveva avuto il babbo e la mamma morti nel 1527 per peste ed era rimasto solo. Lui, maggiorenne, nato nel 1511, quindi nel 27, aveva 16 anni, aveva carico un fratello che si chiamava Pietro Vasari e tre sorelle. Quindi era, era una famiglia di cinque persone. Vasari sedicenne rimase il capofamiglia. Venne qui, entrò eh, all'interno del palazzo di fraternita, quello che ho citato prima, guardò la Madonna della Misericordia che c'era di già e entrò dentro questo palazzo. E i rettori del tempo vollero aiutare e lo aiutarono. E lui rimase così eh, attaccato alla fraternità che al momento della sua morte nel 1574 a 63 anni a Firenze lasciò erede di tutto il suo ingente patrimonio la fraternità dell'Asce. Ma non gli bastò perché durante la sua vita progettò questo palazzo dove noi siamo qui è una sala progettata e voluta da Giorgio Vasari. Tutto questo palazzo qua che è più il colore di Arezzo è il giallo ocra, questo palazzo qui giallo ocra è il palazzo voluto da Giorgio Vasari. Allora, I grandi del passato hanno lasciato, i grandi del presente devono conservare o quantomeno fare in modo che insomma, tutto questo arrivi eh, a chi insomma, arriverà dopo di noi. Lei ci ha detto in una intervista che il palazzo lo vediamo già dal suo interno, che a breve verrà restaurata anche la, la scalinata del palazzo. Verrà restaurata la terrazza del palazzo, abbiamo già dato incarico, il magistrato ha dato già un incarico ad un, rettor, ad un architetto eh, di sistemare la, la terrazza e sistemeremo la terrazza che è il balcone teatrale proprio scenografico che domina la piazza stessa, mentre la piazza è di proprietà del comune e la terrazza è di proprietà della fraternita. Poi abbiamo di sotto la, la fonte. Ecco, la fonte verrà, è stata riattivata per mia decisione alcuni mesi. Ora è stata sospesa l'erogazione dell'acqua perché stiamo sistemando l'acquedotto basariano, gli archi basariani, per cui l'acqua non arriva perché stiamo sistemando gli archi basariani. Però quello che è importante è che la, la, la fonte e esprime eh, una decisione presa da magistrato di fraterni nel 1600, all'inizio del 1600, eh, come opera di misericordia, cioè dare l'acqua agli assetati, perché noi siamo me, la, la, la fraternità di Santa Maria della Misericordia, cioè la, eh, questo stava a significare che questa fraternità aveva la funzione di creare, generare costruire le opere di misericordia corporale qui ad Arezzo, assistere agli infermi si fa l'ospedale e l'ospedale lo fece la fraternità dei laici oppure seppellire i morti e la fraternità dei laici cosa fa? fa il cimitero che è ancora oggi è di proprietà della fraternità del cimitero poi portare l'acqua agli assetati e fa la fonte questi sono i gesti che fu, furono apprezzati molto dal Granduca Pietro Leopoldo che dette un grande impulso alla fraternità, ma soprattutto fu apprezzato molto anche dal potere napoleonico che venne qua e sentì questa parola fraternité che già conosceva e potenziò notevolmente la fraternità, tant'è che i rettori del tempo hanno eh, dipinto, prodotto una rappresentazione di Napoleone che i miei magistrati l'hanno voluta mettere nella mia stanza senza riferimento. Insomma, qualche appunto riferimento similitudine la potremmo fare oggi il Granduca non c'è, c'è però un sindaco comunque sia. Insomma, eh, ovviamente appunto, chi oggi no, gestisce queste grandi istituzioni ha l'enorme compito insomma, onere, onore e onere, secondo me, eh, di eh, se vogliamo anche lasciare il proprio segno. No? E quindi lei che segno vuole lasciare eh, del, del servizio. Cioè io sono un medico, sono un cattolico e quindi per me è servire la, la popolazione è un servizio, proprio una donazione. Io non prendo un euro qua, pago addirittura il ticket per, per il posteggio della macchina, il mio è un impegno civile. Però sono anche molto soddisfatto di, eh, di essere l'ultimo anello eh, di una serie di magistrati, di rettori che hanno retto questo, governato questo palazzo. Perché eh, sono consapevole che dopo di me ne verranno altri. E quindi il mio segno è quello di lasciare eh, il mio servizio, ma anche di, di lasciare opere. Opere. Noi Arettini siamo concreti. Quindi l'acquidotto la, basariano va sistemato. La terrazza va sistemata, i sotterranei vanno sistemati, il palazzo va riportato a vivere perché noi abbiamo costruito sul vuoto per 70 anni. Che cosa voglio dire con questo? Piazza Grande è stata costruita quella piazza davanti a due grandi palazzi: il Palazzo del, del Comune e il Palazzo del Popolo. E accanto alla chiesa del Popolo, la Chiesa Battesimale dove veniva effettuato il battesimo di tutti i nati aretini. Però poi furono fatte le logge del Vasari e lì finì la piazza. No? Allora a quel punto eh, è successo che questo palazzo eh, è, è diventato tribunale, però questa piazza non ha avuto più il ruolo dell'incontro della gente, no? quindi è uno spazio vuoto. La piazza potrà avere ruolo quando questo palazzo gli darà un ruolo alla piazza, quindi la piazza deve essere di fronte al palazzo. Il palazzo darà un ruolo alla piazza, altrimenti la piazza è uno spazio vuoto e costruire sullo spazio vuoto vuol dire fallimento. Infatti abbiamo fatto tante cose, però questa piazza rimane sempre vuota. Questo palazzo è il palazzo del futuro, perché qui verranno effettuate eh, eventi, iniziative che ad Arezzo non ci sono mai state. Allora, quindi mi sembra di capire, oramai la fraternita si occupa più di cultura, di storia, quindi meno di carità, anche se ancora in parte so che ha delle attività. No, no noi facciamo tutela sociale, le tre linee sono tutela culturale e tutela sociale. E poi la gran, il grande patrimonio agricolo: abbiamo 1200 ettari di terreno, quindi abbiamo prodotti, eh, questi prodotti verranno portati anche in Vaticano. Eh, io, insieme con i miei, sono andato in Vaticano, ho chiesto e ottenuto l'autorizzazione a portare i prodotti di Fraternita, prodotti agricoli. Gli alimenti prodotti qui in Fraternita, marchio Tenuti di Fraternita, che verranno venduti in Vaticano da gennaio di, da questi giorni. Sì, no, ecco, quindi volevo l'ultima cosa, quindi comunque lei gli sta dando un'impronta di bene comune, mi sembra di capire, quindi anche i volontari che dedicano il proprio tempo gratuitamente, diciamolo chiaramente, perché eh, quindi diciamo, il la cultura bene comune può eh, riportare la gente a impegnarsi gratuitamente e non solo perché è remunerata. Questo è il palazzo dell'accoglienza, della carità, della misericordia. La misericordia è amore e dobbiamo dimostrarlo, non a parole. Io sto seguendo circa 100 profughi che vengono dall'estero, che la, 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 la prefettura assegna a noi questo compito. La fraternità è stata l'accoglienza eh, 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 in tutti questi secoli e, e noi abbiamo questi profughi distribuiti nei comuni. Quindi a San Sepolcro, a Castiglione Fiorentino, a Castiglione Fibocchi, a Marciano, a Monte Senza Vino, a Civitella, a Cortona, quindi e ad Arezzo. Ad Arezzo ci sono, di questi centri ce ne sono 14, gli altri sono nei, nei comuni, quindi abbiamo adottato un metodo di, di, di presenza diffusa, non concentrata. però a questi profughi gli facciamo la scuola di Italiano, la scuola eh, di educazione civica per capire come è, è strutturato il nostro Stato italiano, e io gli faccio faccio la scuola di storia di Arezzo. Insomma, vogliamo fare un'integrazione concreta, coi piedi per terra, guardando in faccia la realtà, senza emotività, ma con una ferma consapevolezza di accogliere le persone in terra di Arezzo. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi però nella parte seconda di questa nostra intervista io vorrei capire eh, che cosa diciamo, dovrà significare no? la fraternità dei laici sotto il magistrato di Pierluigi Rossi però per gli aretini, non tanto per chi... Perché questa funzione sociale, secondo me, ma non solo secondo me, eh, sì, è giusto che la si dedichi ai migranti, perché insomma sono persone che comunque arrivano nel nostro paese da, da zone di guerra, ma eh, lei saprà anche come medico e come professionista, insomma, qual è la situazione anche economica delle nostre famiglie? No? E quindi magari dopo la pubblicità ci risponde. Eccoci dopo la pubblicità, Palazzo di Fraternita, Pia Luigi Rossi primo magistrato, ci eravamo lasciati con questa domanda. Che cosa deve rappresentare la Fraternita dei Laici per gli aretini, per le famiglie che insomma sappiamo benissimo oggi vivono momenti molto duri, molto difficili? Ovviamente ognuno con il proprio ruolo, però insomma su che cosa possono contare gli aretini guardando a questo palazzo? Noi portiamo il nostro contributo allo sviluppo culturale, sociale e anche economico di questa città. Quindi eh, noi apriremo qua anche insieme con il Comune il Museo dell'Oro, dell'orificeria, ap apriremo la scuola di musica e eh, inizieremo una serie di eventi che porteranno anche al ritorno della Minerva qua a maggio. Quindi eventi che eh, si indirizzano verso uno sviluppo culturale e turistico, quindi anche economico. Poi abbiamo eh, una, tutta una serie di attività di carattere sociale rivolte alla comunità. E non vogliamo sostituirci né al comune né alla fraternità perché ognuno deve svolgere la sua funzione. Per esempio stamani mattina abbiamo delineato tutto un programma di didattica rivolta alle scuole, alle persone che sono anche... Che hanno delle difficoltà portatori di handicap, facciamo anche l'agricoltura sociale, cioè noi abbiamo, prodotti, abbiamo dei prodotti agricoli che vengono poi trasformati da persone portatori di handicap oppure persone malate di autismo. Ecco, noi portiamo i nostri prodotti agricoli a queste strutture che poi trasformano queste strutture in prodotti che poi noi vendiamo. E questo è il ruolo che, che compete poi alla Fraternità stessa, cioè quando dicevamo ognuno il suo ruolo, insomma ehm, non dico non si può chiedere di più, è proprio questo il vostro ruolo? Insomma, non... Credo che siamo arrivati intorno a 250 pasti giornalieri che noi offriamo alle persone che non possono e noi le, produciamo questi 250 pasti eh, e le portiamo a delle persone che, sono, che hanno bisogno nella nostra città. Con la Fraternità oggi i mezzi di propri di sostentamento sono sia i lasciti dei privati, ci sono ancora, oppure siete in grado come struttura di generare le risorse per tutte queste iniziative? Noi abbiamo un ingente patrimonio e da questo patrimonio tra, possiamo ottenere delle, delle risorse, quindi abbiamo affitti. Canoni di affitto, abbiamo produzioni agricole, tutta l'agricoltura viene effettuata attraverso una società specifica, una SRL che si chiama Tenute di Fraternita e ha un suo consiglio di amministrazione, noi siamo i soli proprietari, però anche lì viene prodotto un reddito. Dal punto di vista pratico sono molto orgoglioso di affermare che quest'anno noi chiuderemo un bilancio in positivo, però questo bilancio non è che mettiamo i soldi in banca, lo reinvestiamo tutto, anche risorse che vengono dalla gestione varia che noi abbiamo le reinvestiamo, per esempio il costo dell'acquidotto basariano è di 350 mila euro. D'accordo con il Comune noi mettiamo risorse nostre su questo la terrazza ci costerà più di 200.000 euro la chiesa di Pieve al Toppo a Mugliano è nostra proprietà la stiamo sistemando sì. e quindi abbiamo tutta quella fattoria lì è vostra sì, vedi? non è in buone condizioni sì, la chiesa noi la abbiamo iniziato a risistemarla è una chiesa molto importante perché la, la popolazione di Pieve al Toppo è legata a questo e poi lì, lì abbiamo delle idee abbiamo già iniziato Abbiamo iniziato un progetto di potenzialmente potrebbe essere, esserci un grande campo da golf, però dobbiamo ragionarci sopra ancora. Quindi, noi siamo qui da un anno. Eh? Ne abbiamo davanti, a Dio piacendo, altri quattro anni. Quindi permettetemi di sperare di vivere in salute e di rimanere qua per altri quattro anni e vedrete altre cose. Fare più segni possibili. Adesso faccio una domanda, non dico scomoda, ma insomma un po' birichina a Pierluigi Rossi. Allora questa piazza lei avrà visto anche dal suo ufficio insomma durante le feste di Natale essere invasa perché è il caso di dire insomma da tanti avventori di questi mercatini, mercatini tanto chiacchierati visto che insomma si parla di come dire portare Arezzo un po' più su, no? un gradino più in alto rispetto a quella dove è stata fino adesso culturalmente parlando, che ne pensa? Penso in maniera positiva guardate se io, con molta onestà, ma coi piedi per terra, evitare inutili polemiche, se io devo uh, offrire salsicce alle persone affinché queste persone escano da casa e vengano a vivere la città, vengono a vivere la piazza, vengono a vivere la fortezza, io offro salsicce. Qualcuno mi potrà dire: Ma non è culturale? Lo so, non, bisogna che, non è necessario che me lo dite voi. Lo so offrire salsicce non è cultura, ma è un modo attraverso il quale movimento la gente. Quindi noi dobbiamo essere più concreti, più operativi e rispettare anche la gente che viene a mangiare le salsicce non ritenere che queste persone siano deficienti. Qualche volta siamo deficienti noi che non comprendiamo a fondo eh, le aspettative delle persone e le attese delle persone. Vedere migliaia di persone in. in qui in piazza. Eh, o, o su in fortezza è, è un risultato vedere il, il, teatro, il teatro petrarca eh, l'altra sera il primo giorno pieno pieno colmo eh, partecipe caldo sono questi gli eventi che non dobbiamo guardare allora se vogliamo favorire questo eh, dobbiamo farli vedere certo anche io a me non, mi, non è che mi soddisfano no, se le salsicce fossero aretine mi permetta di dire <ride> forse le polemiche ce ne sarebbero un po' meno no lei pensa di no guardi Arezzo, qualsiasi cosa che lei faccia io le voglio raccontare qualsiasi cosa le, le salsicce di arettino e non la retina, non è molto importante guardi. Le, 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 le cassette di qui anche a me non mi soddisfacevano e quando ho visto creare queste cose mi potevano creare ma sono necessarie sono necessarie le faccio un esempio per capire, per capire qualche volta anche chi ha la responsabilità dopo anni quella fontana secca, non portava un goccio d'acqua. Ho chiesto, di chi è la proprietà la fontana? È della Fraternita, in infiteusi con il Comune. Di chi è la responsabilità di prendere e di accendere l'acqua, di riportare l'acqua? La sua. E perché fino adesso non è stato fatto? Non lo sappiamo. E allora che cosa posso fare? Decida lei se far venire l'acqua o no. Ovviamente che ho detto io, partiamo. È chiaro che la partenza dell'acqua dopo tanti anni, io ho cercato di andare all'apertura dell'acqua progressivamente, con gradualità, perché questa struttura ha 400 anni, bisogna rispettare, bisogna avere un rispetto verso questa struttura. E quindi ho portato l'acqua fino a un punto tale da non creare difficoltà all'insieme della struttura. È arrivato il classico aretino. E mi chiama, dice, ah, oh! berciando, non parlando, berciando, in piazza grande. Venga qua lei che ha fatto portare l'acqua, questo zampillo è altro 10 centimetri, doveva essere almeno 20. Ecco, in quel momento io l'ho ringraziato. Io sono una struttura pubblica, sono un personaggio pubblico. Ho ringraziato questa persona di avermelo fatto notario, mi ho spiegato il perché, che lui non sapeva quanto, quanta fatica e quanta responsabilità avevo preso. Dentro di me lo sa cosa ho pensato? Finalmente ho capito cosa significa botolo ringhioso. Va bene! Ma non detto! Io... Senta, ma cosa le dire? Arezzo è sede di un distaccamento dell'Università di Siena, si se è sempre negli anni passati, era, se non sbaglio, discusso anche per questo palazzo farlo diventare sede di, un, di una facoltà, eccetera. Ecco, ora mh, conosciamo tutte le vicende anche dell'Università di Siena, ma non è possibile immaginare che la Fraternita possa diventare eh, un incubatore per dare ad Arezzo, eh, considerando che siamo stati sede università nel 1300, e direi che la, il distaccamento di Siena non è che ci, ci gratifica, per quello che è ben venga ma insomma potremmo aspirare a qualcosa di più ecco non può fraternita diventare eh, il veicolo che eh, tentare di promuovere perché voglio dire eh, è vero quello io condivido quello che lei diceva ora ma anche insomma il bottolo ringhioso se questa città comincia anche a a mirare a qualcosa di più in alto no? perché se questa piazza ci si poteva portare, i giovani universitari sicuramente avevano un'altra vita e magari non viveva solo una settimana con i banchini, ecco, e, ma insomma, può tornare, può trovare sì, sì, potete, in, in insomma, parte di... l'università c'è già stata qua no? nelle ne, locali sopra delle logge, le logge, hanno ospitato per anni l'università. Sì, sì. Adesso c'è il conservatorio, il liceo musicale, va benissimo. Noi una delle prime azioni che abbiamo fatto come magistrato è quella di andare all'Università di Siena a sede di Arezzo abbiamo concordato con loro eh, diverse iniziative sono venuti qua già a fare lezione e qui ci saranno la sede del, della laurea cioè la, la, la cerimonia della laurea verrà sì, effettuata sì. qua abbiamo concordato con il responsabile professoressa Fabri del dipartimento dell'università e faremo questa iniziativa qui poi ospitiamo la scuola di alta formazione musicale poi eh, abbiamo anche delle, delle iniziative dei convegni, congressi, abbiamo fatto una settimana di storia economica eh, che sono venute da tutte le parti del mondo qua, quindi abbiamo e eh, vogliamo eh, andare avanti nella linea della cultura, perché la tutela culturale, però, va vista sempre la tutela culturale come servizio alla popolazione, non come manifestazione implosa all'interno del, del palazzo. A vedere queste, queste bellezze qui, io ho spalancato i, i portoni insieme al mio magistrato proprio per fare entrare la gente qua. È, è, è un patrimonio di tutti questo: sono entrate 30.000 persone qua dentro in un anno. Un altro bel risultato che abbiamo visto tra l'altro in diretta, no? questi volontari che si sono insomma, prestati per la fraternità, è un'iniziativa proprio sua, personale, nel sottosagrato della Basilica di San Francesco sono entrate oltre mille persone, quindi insomma, quando si parlava di lasciare dei segni, beh, questa è sicuramente un'iniziativa che speriamo non, non si fermi con, insomma, con il suo magistrato. No, questo è un servizio, proprio questo concetto. Credetemi, io sono un cattolico, sono un medico, io sono portato a dare ciò che il buon Dio ha dato a me, donare agli altri. Vengo capito, non vengo capito, vengo accettato, non vengo accettato. Io lavoro e produco. Allora, per poter aprire dei luoghi dove costantemente eh, la porta era chiusa ho ideato e programmato sempre, ho d'accordo e deliberato, o d'accordo con il magistrato, il magistrato è l'insieme dei rettori, con il magistrato è fatto di cinque rettori, quattro rettori in rappresentanza di ciascuno di ogni quartiere, come nel Medioevo, e il rettore è il quinto, eletto a scrutinio segreto dai quattro rettori, il quinto rappresenta la città, quindi io rappresenterei la città. Eletto da, nominato dal sindaco e eletto da, dai quattro rettori. Quella è l'urna dove noi votiamo, dal 1700 lì in quell'urna votiamo le nostre deliberazioni e mi piacerebbe prima o poi di rendere pubblico il magistrato, cioè come c'è il Consiglio Comunale io, mi piacerebbe portare il magistrato di fraternità pubblico e coloro che vogliono partecipare vengano pure. Quindi queste iniziative qui eh, del Sottosegrato di San Francesco in quattro uscite sono, sono arrivate più di, quattro, di, di mille persone. Poi consolidiamo ora questo, questo albo dei volontari di fraternità, quindi colgo l'occasione, coloro che desiderano diventare eh, volontari di fraternità per l'attività culturale possono telefonare alla nostra segreteria 057524694 e dare una parte del loro tempo all'apertura di beni culturali che appartengono a tutto il popolo. Tra poco vorremmo aprire anche l'area Templari di San Nicolò e anche altre iniziative. Quindi benvenuti coloro che vogliono impegnare del loro tempo verso la città. L'ultima domanda, Davide, se me lo concedi, gliela farei io, siamo veramente in chiusura di questa eh, trasmissione. Allora, eh, i nostri microfoni, insomma, con Pierluigi Rossi non è la prima volta che, <ride> ovviamente, eh, e quindi chiedo eh, quanto manca, se manca, l'impegno politico? Io non aderisco a nessun partito in questo momento, non ho nessuna tessera di partito. Io ho avuto sempre nel mio agire pubblico un profilo istituzionale. Non ho mai fatto polemica. Se qualcuno mi ha offeso o mi ha deriso, non ha importanza. Non ho avuto mai nessuna reazione da parte mia. Il mio è un contributo civico, non civile, civico. Cioè l'impegno civico vuol dire che una persona che è nata e cresciuta in questa città porta. La sua, la sua preparazione, la sua professionalità. Ho parlato per tanti anni sull'importanza dell'alimentazione come scelta consapevole di una vita sana. Ho, ho portato eh, una conoscenza culturale insieme, prima con Monsignor Angelo Tafi, che è il patriarca della nostra terra, poi con Piero Comanduccio. Abbiamo fatto vedere eh, l'Arezzo, conosciuta e abbiamo creato il recupero della memoria della nostra terra per creare l'identità e il senso di appartenenza ad una, ad una terra dove siamo nati. E adesso continuo il mio servizio civico eh, qui in questa città da, questo, eh, da questa responsabilità che, ho, che il sindaco Ghinelli, che ringrazio per la sua fiducia, mi ha dato, quella di essere il primo rettore della Fraternità dell'Aici, l'ultimo rettore di un anello durato 753 anni. Bene, grazie allora grazie. siamo arrivati Davide, alla fine della nostra bella chiacchierata, magari eh, ci riproponiamo insomma di, di, quando, speso, quando e se benissimo. questa sala venisse aperta come diceva Pierluigi Rossi insomma durante le riunioni del magistrato ai cittadini insomma magari saremo anche noi ben lieti di, di entrarvi. Grazie e alla prossima settimana. Grazie a voi, grazie a voi buona... Vi posso fare un augurio, sì. eh, quello di raccontare la città affinché voi come televisione possiate essere il luogo di rappresentanza della città, al pari del teatro, al pari della piazza, qua, al pari dello stadio, dove si rappresenta una città, dove si vive, dove si vede la città, si vede nei luoghi pubblici, no? nel, nel teatro, nella piazza, ne, nello stadio nella chiesa, in cattedrale, oggi è una piazza elettronica, la televisione è una piazza elettronica, quindi è nella piazza elettronica di, della vostra televisione che si rappresenta la città. Rivogliamo questo invito e speriamo di esserne all'altezza. Ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.